Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta al pistacchio. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 10 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di pistacchi, uova, zucchero, mascarpone, farina di tipo 00, lievito per dolci, amaretto di saronno, vanillina, sale, granella di pistacchi, gocce di cioccolato e per decorare crema di pistacchi e zucchero a velo. Diamo il via alla ricetta! Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la farfalla, mettiamo lo zucchero, e le uova, e la vanillina. Chiudiamo con il coperchio il misurino. E li facciamo montare per 10 minuti a velocità 4. Aggiungiamo il mascarpone. Chiudiamo con il coperchio e il misurino. Ed amalgamare per 2 minuti a velocità 3. Rimuoviamo la farfalla. Aggiungiamo adesso la farina di pistacchi. La farina di tipo 00, l'amaretto di saronno, il pizzico di sale. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per 3 minuti a velocità 5. Aggiungiamo il lievito . Facciamo amalgamare per 20 secondi a velocità 5 . Aggiungiamo adesso una parte della granella di pistacchi. E le gocce di cioccolato. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo amalgamare per 10 secondi antiorario, velocità 3. Trasferiamo il composto in una tortiera del diametro di 26 cm ben imburrata e con il fondo foderato con carta da forno. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 45 minuti circa, fare sempre la prova a stecchino. La torta è cotta, lasciamola raffreddare prima di rimuoverla dallo stampo e decorare con crema di pistacchi, granella di pistacchi e zucchero a velo. Torta al pistacchio. Grazie e alla prossima ricetta.